Laura Ciccarelli, segretaria generale della Filcams CGL di Imperia. Siamo qui oggi per due piacevoli momenti per noi. Il primo è che con oggi inauguriamo la prima sede della provincia dove Filcams ha, come dire, contribuito in massima parte. Quando dico Filcams voglio ricordare sempre che si tratta di tutti i lavoratori attivi iscritti alla CGL. Il fatto che consolidiamo una sede è un segno di, come dire, di conferma sociale, di apertura per tutti coloro che avranno bisogno di noi. E oggi, in coerenza con la campagna sul turismo, che è la campagna 2022, il turismo sottosopra, siamo qui anche col nostro camper, nell'indirizzo e nell'attenzione nei confronti di tutti i lavoratori del turismo e il lavoro stagionale, il lavoro che in assoluto è quello più precario. In Liguria abbiamo avuto il piacere di poter fare della contrattazione d'anticipo, che è quella in cui noi crediamo fortemente, per agevolare le assunzioni per il lavoro nel turismo. Ci siamo riusciti attraverso il lavoro capillare che nasce dal nazionale ma scende a ricaduta con il nostro attivo regionale e poi ovviamente l'applicativo su tutte le province. E questo patto del turismo l'abbiamo siglato, qui abbiamo il nostro segretario regionale della Filcams, firmatario dell'accordo, insieme alle altre sigle sindacali e all'assessorato delle politiche attive del lavoro e del turismo, l'assessore Berrino, che oggi sarà anche qui con noi. È prossimo ad arrivare. Lascio la parola a Giovanni Bucchioni. Buongiorno generale, Filcams Liguria. E oggi è una bella giornata perché oltre a inaugurare una sede dove la Filcams farà da protagonista per portare i diritti ai lavoratori, è la prima tappa della settimana dei diritti nella Liguria. Questo è un camper che sta girando per tutta l'Italia. Questa settimana iniziamo con Imperia, domani saremo a Savona, poi mercoledì a Spezia e chiuderemo giovedì nel Tiguglio con un'iniziativa pubblica dove cercheremo di lanciare delle proposte per andare a migliorare ulteriormente quello che abbiamo fatto col patto del turismo. Patto del turismo abbiamo cercato di rendere più favorevoli le assunzioni, abbiamo cercato di allungare il periodo di lavoro dei lavoratori stagionali. Dovremo lavorare ancora molto per cercare di portare ancora più diritti a una categoria che è l'ultima, che è l'anello debole del mondo del lavoro, perché i lavoratori stagionali del turismo sono quelli che lavorano di meno durante l'anno, sono quelli che però quando lavorano fanno un lavoro estremamente importante perché deve garantire, no, la qualità del servizio, la qualità che devono incontrare i turisti per poter tornare sui territori. Lavorano molto e sono sottopagati. Questo anche per questo le difficoltà poi a reperire manodopera in un settore. Dobbiamo fare ancora molto, lanceremo le proposte per cercare di migliorare questo settore fondamentale per l'economia della nostra regione. Emergenza da risolvere, l'elenco sarebbe lungo, però se vogliamo proprio mettere in graduatoria, io credo che sia quella di cercare di far vivere le persone con un salario e una pensione dignitosa. E per fare questo bisogna creare un lavoro buono, sicuro, di qualità, ben retribuito, dignitosamente almeno retribuito, che dia diciamo sostegno a chi oggi lavora e chi domani potrà giustamente acquisire i requisiti pensionistici. Quello che sta succedendo oggi è che il grande precariato che investe soprattutto i giovani li rende precari oggi perché non hanno la certezza di un lavoro, ma anche domani, perché con l'attuale sistema pensionistico saranno precari anche domani. Ma sì, è una giornata importante perché risponde intanto a un'indicazione che ci arriva dalla CGL nazionale, che noi abbiamo provato ad applicare sul territorio, che è quella di creare un vero e proprio sindacato di strada, stare sul territorio, stare vicino alla gente, vicino ai posti di lavoro, aumentare, consolidare il dialogo con i lavoratori e i pensionati. E per farlo la strada migliore che abbiamo individuato è quella di consolidare le nostre sedi, migliorarle, allargarle, renderle più presenti sul territorio,
Giano Marina è soltanto l'ultimo di un passo di un percorso che continua, perché non soltanto apriamo oggi un importante presidio che di fatto verrà allargato, perché il compressore dianese già aveva una piccola sede, in realtà la andiamo a ingrandire, saremo più presenti, sarà una sede che si rivolge a tutto il comprensorio dei comuni intorno a Giano Marina, quindi una sede territoriale assolutamente vasta per un territorio importante che ha una caratteristica di stagionalità spinta con i temi legati alla precarietà, alla difficoltà di stare di chiudere l'anno con periodi di naspi, di disoccupazione, con le fragilità che questo territorio ha e che ben conoscete, quindi ci serve essere più presenti. Dicevo, è un ulteriore passo, non è l'ultimo, perché la settimana prossima andremo a inaugurare la sede anche a Bordighera, e lo dico con grosso orgoglio, perché coprire le città più periferiche dove non abbiamo una camera del lavoro, ma riuscire a consolidarci in un momento di crisi politica, sociale ed economica, è una risposta concreta che la CGIL dà ai lavoratori e ai pensionati. Noi ci siamo presenti fisicamente in tutti i territori, siamo l'organizzazione più capillare in Italia, siamo l'organizzazione più capillare anche in provincia di Imperia. Questi sono dati e sono segnali importantissimi, e in una situazione di difficoltà come quella che sta vivendo il paese e la provincia di Imperia in particolare, insomma, io credo che sia un bel segnale. Un segnale di speranza e di vicinanza alle persone, insomma. La CGIL c'è sempre. Assolutamente, i dati rispetto all'occupazione sono sotto gli occhi di tutti, uno stato sicuramente preoccupante in tutta la nostra regione, un dato sicuramente preoccupante anche e soprattutto nella provincia di Imperia. Per queste motivazioni la scelta odierna della Camera del Lavoro di Imperia è importante, è significativa, perché traduce in pratica una decisione politica della CGIL nazionale di stare in mezzo alla gente, stare nel territorio e rispondere ai bisogni che con la crisi pandemica che non è finita sono incrementati. Una crisi pandemica che ha, come sappiamo, allargato le disuguaglianze tra chi ha e chi non ha. E quindi, confermare aprire nuovi punti di ascolto, nuovi punti di contatto, nuovi punti di prossimità per chi lavora, per chi non lavora, per chi il lavoro l'ha perso, per chi è in pensione, diventa un elemento significativo. Per queste motivazioni, come diceva Fulvio Ferregara, quanto si sta facendo nella data di oggi è molto significativo e conferma che la CGIL decide di stare sempre dalla parte delle persone e dalla parte di chi ha bisogno. Ringrazio per l'invito. Con la FILCAM abbiamo in questi anni collaborato su molte iniziative, anche sul patto per il lavoro nel turismo, quindi mi sembrava doveroso come assessore al lavoro presenziare l'inaugurazione di un nuovo centro che naturalmente non servirà solo al turismo, ma prevalentemente seguirà le vicende turistiche in una città importante dal punto di vista turistico come Giano Marina. Questa inaugurazione viene alla fine di un'estate che dal punto di vista numerico è stata molto molto soddisfacente dal punto di vista degli imprenditori. Abbiamo avuto anche qua in Liguria, anche qua in provincia di Imperia, qualche difficoltà nel reperire manodopera qualificata, e questo sarà uno dei temi da affrontare nel prossimo inverno, anche per adattare nuovamente il patto del lavoro nel turismo alle esigenze di chi vuole lavorare, ma soprattutto a chi cerca lavoro qualificato. Comunque voglio dire, il fatto che ci sia così tanto interesse anche da parte dal punto di vista dei sindacati, da parte dei sindacati verso il mondo del lavoro nel turismo, è un altro elemento che sottolinea l'importanza del turismo per la nostra economia.